società sta cambiando e la digitalizzazione dei dati e dei percorsi, è stato detto, rappresenta uno dei motori, una delle leve per questo cambiamento. Quindi sanità digitale come applicazione di strumenti digitali a supporto, a sostegno dell'innovazione nel sistema sanitario per permettere l'erogazione di servizi sanitari più equa ed efficace e per migliorare la comunicazione tra il servizio sanitario e i cittadini. Tuttavia, perché questa trasformazione digitale abbia luogo, abbia una piena realizzazione, non è sufficiente passare dall'analogico al digitale, non è sufficiente lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie digitali le più sofisticate e le più mirate, si può prescindere dal fattore umano, quindi è necessario un cambiamento, una crescita, è necessario un cambiamento culturale e è quindi necessario lo sviluppo di un modello di nuove competenze digitali. Un modello che si rivolga, che coinvolga tutti gli attori dell'ecosistema sanitario, quindi i cittadini, perché imparino a conoscere e a familiarizzare con le soluzioni digitali e, molto importante, imparino ad averne fiducia. Gli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, di tutte le professioni sanitarie, delle scuole di specializzazione, dei corsi per medici di medicina generale, tutti questi corsi potrebbero, dovrebbero prevedere l'insegnamento della sanità digitale nei suoi contenuti tecnologici e anche per come la sanità digitale entra nell'organizzazione del servizio sanitario e per l'impatto che può avere nel migliorare le capacità diagnostiche, prognostiche, di previsione delle risposte ai trattamenti e per, come detto, può avere un impatto nel migliorare l'erogazione dei servizi sanitari. Un modello di competenze che si rivolga a medici e professionisti sanitari attraverso strumenti di formazione e aggiornamento perché anch'essi possano imparare a conoscere, familiarizzare e avere fiducia nelle soluzioni digitali e anche con un atteggiamento proattivo trarne vantaggio nella qualità e nella quotidianità nello svolgimento della loro professione. Il modello di competenze digitali rivolto ai manager della sanità perché dovranno guidare, progettare, ottimizzare l'utilizzo delle tecnologie digitali nelle strutture sanitarie e dovranno quindi governare la trasformazione digitale nella sanità. Il tavolo competenze digitali di questa iniziativa Salute Domani propone di partire da qui, come passo di uno scenario di trasformazione più complesso e più ampio, ma di partire dalla formazione dei manager della sanità per sostenerli e per prepararli appunto alla trasformazione digitale. La proposta è di creare una community di Digital Health Champions, ovvero referenti per il governo clinico della trasformazione digitale in sanità. Quindi facciamo riferimento a un'iniziativa della Comunità Europea del 2012 con la creazione di un Digital Champion Expert Group, un campione, un ambasciatore digitale per ogni Stato membro affiancare il proprio paese per rendere digitale ogni cittadino europeo. Questo modello dei Digital Champion è stato riprodotto in diversi contesti, lo proponiamo ora nel settore, nell'ambito della sanità digitale. Comunità, quindi una community costituita da 2.000 professionisti della salute a coprire i distretti sanitari e le aziende ospedaliere sul territorio nazionale, esperti di sanità digitale, selezionati, formati, riconosciuti in questo ruolo per favorire la diffusione della cultura digitale, sviluppare nuove competenze e guidare il processo di trasformazione digitale. Chi sono allora questi Digital Health Champion? Pensiamo a
professionisti con una laurea nelle professioni sanitarie, selezionati sulla base di una mappatura di conoscenze e abilità, formati attraverso percorsi universitari di alta formazione cogestiti con expertise professionali specifiche, con il riconoscimento del titolo da parte degli Atenei per garantire un'omogeneità della formazione sul territorio nazionale e con un ruolo riconosciuto all'interno delle direzioni strategiche delle strutture sanitarie. Dunque un ruolo centrale a supporto delle decisioni strategiche e delle scelte strategiche del direttore generale, in costante ascolto e attenzione alle esigenze delle componenti della struttura sanitaria di riferimento e a indirizzo delle risposte a queste esigenze, quindi accompagnamento alla trasformazione digitale e in costante confronto e relazione con una comunità di suoi pari, la community dei Digital Health Champions, dunque una comunità nazionale permanente, riconosciuta formalmente e che garantisca uno scambio di esperienze e di buone pratiche, una formazione continua e l'appartenenza a un progetto ampio e condiviso per guidare l'introduzione della cultura digitale nel governo clinico della trasformazione digitale. Quindi ancora una volta fare comunità per superare la frammentazione. Grazie.